fotografi della vita tutti quanti dentro me. Il ruggito dello Zaccaria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia, Dio per sempre, Dio sport. È il tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli. Sempre col sorriso nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica. La gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto. Dall'America all'Olanda, da Bari alla Liguria. Dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico c'ha nel po' ci fa sentire tutti quanti a casa. Perché siamo tornati e non ci fermeremo. Il sangue rosso nero e vi travolgeremo. Bandiera al vento non abbiamo tolte, sai. Foggia siamo noi, non dimenticarlo mai. Buonasera, buonasera a tutti. 7 ottobre 2018 e sono le 22:33. Parte la nuova puntata della Partita dei Mitici. Questa trasmissione viene fatta dopo la partita Foggia-Ascoli, una partita veramente molto, molto particolare, molto non facile per il Foggia. E il Foggia è riuscito a portare a casa i tre punti, questi sono sicuramente importanti. Dobbiamo riconoscere che l'Ascoli veramente ci ha fatto soffrire tantissimo, è una cosa di cui dobbiamo tener conto ed è quello di cui discuteremo stasera, se vi va. Cioè, cerchiamo di capire se quello che la terza vittoria consecutiva, questo Foggia che è riuscito a recuperare tantissimo, completamente tutti gli otto punti, ma è riuscito anche a cominciare a risalire la classifica, se a questi risultati corrisponde anche un gioco che vi convince. Perché è anche vero che il Foggia segna tanto, come ci ha abituato a fare negli ultimi 3-4 anni, però continua a prendere gol. Allora, con chi vado a discutere di queste cose? Ebbè, vediamo un pochettino chi c'è qui con me. Con me c'è, in alto lo vedete, Domenico Cataneo. Ciao Domenico, slow del Foggia Calcio. Ringraziamo il Foggia Calcio per la disponibilità, ovviamente, data a partecipare. Ringrazio Domenico perché questa è un'ora tarda, quindi poteva avere cose migliori da fare e sta qui invece con noi tifosi. Poi abbiamo Roberto. Buonasera a tutti. Abbiamo Roberto da Figline Valdarno, ormai penso una presenza storica di questa trasmissione. Abbiamo qui Maurizio, il presidente del Foggia Club Bari. Foggia Club Bari. Buonasera a tutti. Cioè, sì. Tenete presente Foggia Club Bari. E poi abbiamo ovviamente uno dei nostri ambasciatori, a cui se ne aggiungerà un altro all'estero, che lo vedete lì, non è una registrazione, non l'ha fatta quest'estate a Siponto, è in diretta da Los Angeles con i potenti mezzi di Mitico Channel. Vedete qui, vedete, no, da quest'altra, da che parte stai? Da qua, da questa parte c'è il nostro amico Pino da Los Angeles. E abbiamo buonasera Pino, abbiamo in regia. Allora è stato Maurizio, ho scoperto chi è stato a scrivere sul pullman del Bari l'Ultras Foggia. No, spero di no, lo affronteremo dopo questo discorso. Abbiamo ovviamente anche la regia che ci accompagna. Volevo sentire la regia. Gabriele, in regia ci sei? Sì, buonasera a tutti. Perfetto, guardi tutto dall'alto, controlli e vedi se va. Poi faremo un po' di collegamenti, un po' di cosina. Intanto io attivo per le chiamate telefoniche, attivo un attimo anche il nostro VoIP. Vi volevo soltanto così preannunciare che per quello che riguarda il telefono abbiamo pensato da questa settimana di cambiare suoneria. Ci sarà la suoneria così, per evitare il solito trillo che dà fastidio, c'è una novità. Quando arriverà la prima telefonata capirete di che novità si tratta.
Bene, allora, innanzitutto io faccio vedere, saluto tutti gli amici che sono su, commentano su Facebook, li potete leggere qui, un saluto particolare a Marco, Marco Bertacchini, tifoso del Carpi che ci segue da sempre. Oh, come mo è buono ingrassatore. Chi è? Ah, questa è una telefonata, scusate, è la nuova suoneria. Come mo è buono ingrassatore. Allora, come mo è buono ingrassatore. Fatemi rispondere, sennò questi qui vanno avanti. Qui voglio i diritti d'autore. Sì, però, aspetta. Ciao Marco, abbiamo preso la telefonata. Ciao, Biagio. Fammi prendere un'altra telefonata, sennò no, qui la cosa, questa cosa triste va avanti. Ciao Alfredo. Carissimo, ciao. Viaggio, ciao. Allora, questa, stavo finendo di salutare un po' di amici qui. Maurizio, sì, ho detto, sì. Salutavo Marco Bertacchini da Carpi, tifoso del Carpi che ci segue questa trasmissione da tempo, è intervenuto altre volte e ci farà sempre piacere quando vorrà intervenire ancora. Vedo che ci sono anche Giulio, ci sta Giuseppe, Sabino da Bologna e poi ancora Grazia. È un piacere risentire Grazia che era presente qui nella prima edizione già. Ah, e poi abbiamo Maurizio D'Alesina, del segretario del Forest Official Italian Supporter Club, lunghissimo, riconosciuto dal Nottingham Forest. Allora, al telefono abbiamo Marco che ci farà una prima disamina, ma abbiamo Alfredo da Bussoleno, che in realtà ieri era Alfredo da Foggia. Ce la racconti sta cosa, Alfredo? Bravo. Vuoi dire al nostro Domenico Cataneo come i nostri tifosi, perché lui segue i tifosi che da Foggia vanno fuori. E caro Domenico, ma noi... Alfredo è quello ribattezzato mille più mille. Mille più mille, hai ragione. Domenico, al telefono abbiamo un tifoso che va in trasferta quando viene a Foggia. Raccontaci, Alfredo. Sì, per forza. Come faccio a non seguire questa squadra? Questo è un sentimento tu... che mi porto da sempre. E questa volta, quest'anno è ancora più forte. Tu ti muovi da? Ho fatto la pazzia di fare l'abbonamento e di seguire il Foggia più da vicino. Sì. E tu la mattina da dove parti? Per lo sforzo che ha fatto . E penso che ci stia ripagando. Alfredo, ma da dove parti, Alfredo? Come? Da dove parti? Da dove parti? Non capire. Alfredo, tu devi dire a Domenico da dove parti tu per venire a vedere il Foggia. Ah, da Torino. Più preciso. Dalla Val di Susa, veramente. Dalla Val di Susa. Complimenti. Dalla Val di Susa. Che vedo? Quindi faccio veramente 1000 chilometri. Cioè lui si mette in treno? Io sono partito venerdì, sono arrivato la sera, sabato sono andato allo stadio, e domenica mattina sono ripartito e adesso sono arrivato a casa. Ecco, questo. Però quando ci sono queste situazioni, i 1000 chilometri sono di, come si dice, di felicità. Poi quando si vince è ancora più bello. È vero. Comunque siamo due pazzi, io e il mio amico di merenda Massimo Pesante, che anche lui è di Torino, e abbiamo fatto questa pazzia quest'anno. E ci sta comunque. E in che settore avete fatto l'abbonamento? Rinfrancando per tutto i sacrifici che facciamo, perché comunque a prescindere sono dei sacrifici, il fatto di fare 2000 chilometri non è semplice, però Alfredo, Domenico ti chiedeva, Alfredo, in che settore hai fatto l'abbonamento, chiedeva Domenico? Gradinata in tribuna est, la Gradinata, sì. Benissimo, allora Alfredo, partiamo con te con un commento veloce, se vuoi farlo, se vuoi regalarcelo. Il tema della... Io dico semplicemente questo, che secondo me bisogna aspettare, bisogna avere fiducia in questa squadra, nella società. Dobbiamo aspettare gennaio, perché io sono convinto che nel mercato di gennaio e nella posizione in cui ci troveremo a gennaio ci saranno dei bei sviluppi, secondo me, perché la società e il nostro grande Nember decideranno tutto quello che deve esserci,
a secondo la posizione in cui ci troveremo. Benissimo. Perché adesso fare esamine, fare tutte queste cose qui, secondo me sono, trovare il tempo che insomma non è che ci sia tanto da, è bello, è vedere giocare la squadra, è bello, siamo secondo me la squadra più forte del campionato, non abbiamo nessun timore di nessuno, quando andiamo in campo affrontiamo tutti a viso aperto, ci divertiamo e poi gli errori sono normali, perché quando uno parla di errori e critica Bizzarri, io sono sempre dell'avviso che bisogna guardare anche in casa degli altri e vedere che cosa combinano gli altri portieri, quindi adesso dobbiamo solo vedere un po' come sistemare la difesa, perché secondo me l'unica cosa che dovrebbe fare Grassodoni, a mio parere, è non far giocare la difesa a zona, perché la difesa a zona dai la possibilità agli avversari di prendere sempre la palla quando fanno tiri d'angolo, punizioni. Poi il resto è bello, è tutto bello, è tutto. Va bene, grazie a tutti. Io volevo solo ringraziarti e salutarti, perché in combinazione tutte queste volte non siamo riusciti a vederci. Ho piacere di vederti, di salutarti. Io lo so. Ci riusciremo sicuramente. Questa volta tu eri a Foggia, ma ero io a non essere, ero io l'esule questa volta, e quindi non ci siamo incrociati. Con il derby ci sarò senz'altro. Perfetto. Alfredo, un salutone. Va bene. Ciao Alfredo. Ciao. Saluti tutti, salutami un caro abbraccio a te. Benissimo. Ciao Alfredo. Allora abbiamo Marco al telefono. Io volevo innanzitutto, continuo a salutare tutti gli amici che sono a Tilio da Udine, ma figuriamoci, sono veramente. Ah, aspettate che forse riesco ad aggiungere un altro foraneo, eccolo qui, aspettate che vi aggiungo anche Benito dalla Norvegia, vediamo se la Norvegia si collega. Benito, ci sei? Pronto? Benito? Ciao Biagio. Ciao carissimo, ciao. Allora vi faccio vedere un attimo anche qui, abbiamo anche la Norvegia, abbiamo anche Benito qui. Perfetto, la Norvegia c'è, ci sono praticamente, tutti quanti. Allora. Ciao Pino, ciao Domenico. Ciao. Allora, un attimo che abbiamo Donato da Lecce che si sta collegando. Donato, abbiamo preso la telefonata, rimani qui. Andiamo in ordine, tutti quanti, pochi secondi a testa, così interveniamo più volte tutti. Vi volevo dire una cosa, se leggete i commenti è chiaro che abbiamo una prevalenza di persone che ho letto anche in settimana da ieri, che sono ottimiste, bene o male questi tre punti che sono arrivati, gli ennesimi, la terza vittoria consecutiva, hanno dato fiducia a tutti quanti, però c'è anche chi fa notare, ed ha diritto di parola, perché qui hanno diritto di parola tutti quanti, che magari il Foggia, per quello che c'è in campo, per quello che ha messo in campo, per i giocatori che ha, soffre troppo per raggiungere il risultato. Io chiedo a Marco se lui è d'accordo. Io vedo Antonio che ci saluta da Ostuni, io ricambio. Antonio è uno di quelli che ha fatto, diciamo, è stato più critico, però in maniera corretta a mio modo di vedere, è stato più critico, ha detto più volte, ha scritto più volte, non è convinto di come ha giocato il Foggia. Allora io chiedo a Marco, che è sempre stato accorto nel valutare la squadra, il modo in cui gioca, tu come hai visto? Ti convince il risultato? Innanzitutto saluto tutti e dico che bello è anche questa settimana, perché comunque abbiamo vinto. Senti, è stata una partita dove, non so, il Foggia comunque all'inizio nel primo tempo, ha detto pure Vivarini, ha tirato bene l'Ascoli. Poi nel secondo tempo siamo pure calati un po' fisicamente. Sono una parte strana, nel senso che il Foggia non è stato quel Foggia brillante che abbiamo visto a Benevento, però che dire, una squadra che ti rimonta per tre volte consecutive il risultato, fa la terza vittoria di fila,
va a 4 punti, abbandona l'ultimo posto. Comunque ha avuto una reazione dopo il 1-0, non è facile fare due gol in pochi minuti, ribaltare la situazione. Poi è vero che abbiamo le solite amnesie, lo Iacono, diciamo che anche questa volta si è fatto saltare dall'avversario, va bene. Marco, ma la domanda è secca. Marco, la domanda è secca, ma perché prendiamo sempre gol da chiunque? Cioè, ci segnano tutti, perché? Perché è così facile fare un gol al fondo? Non lo so, il portiere ci fa venire il cardiopalmo perché non esce mai, sempre lì, però. Ma è solo lui il problema? No, ma sicuramente anche la difesa, dai, non possiamo criticare tutte le cose su bizzarri. Mi fa morire a me personalmente perché nell'area piccola non lo vedo mai uscire, sembra che sta sempre in bocca. Lo vorrei più deciso nell'area piccola, magari così evitiamo di prendere qualche colpo di testa facile. Può essere sempre pericoloso, però io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, cioè non si può sempre giocare bene. Abbiamo vinto la partita con 3 punti d'oro per il nostro campionato in ottica salvezza, perché noi abbiamo come primo obiettivo la salvezza, poi una volta che siamo tranquilli playoff e poi non voglio dire niente. Benissimo, certo. Se vediamo i risultati generali, questo campionato non ha un padrone, cioè il Lecce che vince a Verona. Ci sono comunque risultati che da una settimana all'altra cambiano, quindi non vedo squadre regine, squadre ammazza campionato, quindi il Foggia si deve solo pensare al Cosenza, partire o partire, c'è grande entusiasmo, i tifosi si fanno sentire, perché a Foggia è fatta così, la vittoria aiuta sempre a crescere l'entusiasmo e noi dobbiamo cavalcare questo momento, perché questo è il momento, anche dopo aver avuto un inizio difficile. E sottolineo, comunque abbiamo affrontato Crotone e Palermo quando abbiamo perso, abbiamo avuto le sconfitte. Adesso il calendario ci dà l'opportunità di misurarci con squadre uguali al Foggia o leggermente sotto al Foggia come valore. Quindi anche il fatto positivo di Ed Zerbo, che è stato uno dei migliori in campo, Martinelli, cioè dobbiamo vedere che anche giocatori che magari devono essere riserve, non ci aspettavano, non servivano per alcuni tifosi, stanno diventando veramente diciamo dei punti in più da sfruttare, perché comunque abbiamo una rosa che con rientro di Mello penso che anche se ha diciamo delle lacune magari in difesa dove potevamo avere più cambi, più esplicazioni, comunque una rosa abbastanza completa. Va bene, Marco. Abbiamo una rosa che senza la penalizzazione eravamo terzi, Abbiamo una rosa, ecco. Dice Benito dall'alto della Norvegia che senza la penalizzazione eravamo terzi. Hai ragione, Benito. Non si può dire niente. Adesso, assolutamente. La squadra si è tolto il peso, adesso incomincia il nostro campionato, penso, no? Prima si giocava con la paura, adesso si gioca per i punti. Quello è l'importante, vincere. Il gioco a me non interessa, l'importante è vincere. No. Il gioco deve sempre interessare perché noi siamo una adesso a me non mi interessa, adesso a me interessa fare i punti. Dopo verrà il gioco, quando saremo più tranquilli. Ieri, le nostre vittorie arrivano attraverso il gioco. Ieri è stata una partita che abbiamo saputo vincere anche in modo diverso, che è importante. Sì, però Marco, noi siamo partiti con -8, Marco, i punti adesso sono quelli che valgono, a noi servono i punti. I punti fanno morale e dopo viene pure il gioco. Ma io non sto dicendo, che noi tutte le nostre vittorie le abbiamo costruite dominando il gioco al centrocampo. Ieri è stata una partita che abbiamo saputo vincere, questo è un elemento Marco, una cosa che mi invitavano da Udine a far notare, ma la partita di ieri, insomma, è stata anche è stata la partita che abbiamo visto, perché in campo avevamo un Ascoli che è una signora squadra e che ha veramente onorato il calcio, cioè è chiaro, cioè, niente, siamo tutti contenti di aver vinto e di aver fatto i 3 punti, però fra noi 2000 che guardiamo la trasmissione, fra la diretta, la registrata, ce lo possiamo dire, non è che se poi l'Ascoli pareggiava noi avremmo potuto dire no, però dai, hanno rubato qualcosa. Ci fa piacere che sia andato così, però abbiamo in campo una squadra messa, cioè la nostra prestazione va vista anche alla luce di quello che ha dimostrato di essere l'Ascoli, veramente una squadra molto forte.
Ma noi, l'Ascoli poteva vincere, poteva perdere, non avrebbe rubato nulla. Se le giocate a viso aperto, il calcio è fatto di episodi, e gli episodi questa volta hanno premiato il Foggia come l'hanno penalizzato a Pescara. Ma scusate, le cose si equivalgono, perché tu col Pescara dovevi vincere, hai perso. Quindi in Toscana dicono Poggio e Buca fa pari, cioè nel senso che... Il Pescara è prima in classifica. Senza c'è l'Ascoli, l'Ascoli praticamente lo stiamo massacrando due volte, perché abbiamo fatto vincere al Pescara, che insomma magari loro un po' di rivalità ce l'hanno, e poi siamo andati a recuperare con loro. Male che ti andava. Va bene, chiudiamo la telefonata con Marco. Voglio sentire Marco. Bene, grazie Marco. Ciao. Allora, abbiamo sempre Donato in linea. Domenico, dopo questo primo giro, che ne dici? Ma io penso che ci siano sicuramente dei lati positivi da evidenziare, e c'è un lavoro comunque da continuare a fare. Io credo che gli avversari che abbiamo incontrato fino ad oggi sono avversari che comunque il Crotone in quel momento era una squadra che aveva un grande potenziale, una squadra arrabbiata che veniva da una brutta sconfitta nonostante un'ottima prestazione aveva fatto a Cittadella, dopodiché il Crotone si è un po' smarrito. Tutte le altre hanno dimostrato, perché l'Ascoli era la miglior difesa prima di venire a Foggia, era una squadra che veniva da 3 risultati utili consecutivi. Spesso e volentieri parliamo delle nostre difficoltà dimenticandoci un po' il valore dell'avversario. Noi siamo una squadra nuova, quando dico nuova intendo dal progetto tattico in modo in cui la squadra è stata messa in campo, nonostante ci possano essere 5-6 elementi che appartenevano alla passata stagione. C'è un progetto tattico diverso, ci sono diversi giocatori nuovi e quindi determinati equilibri per forza di cose vanno ricercati nel tempo, senza poi ripeterci sul fatto che gli squalificati, la condizione fisica di molti dei nostri atleti che vengono da infortuni come lo stesso Deli, Zambelli, ripetiamo sempre le stesse cose, lo stesso Rizzo eccetera, comunque condizionano poi una prestazione. E poi mi piacerebbe sottolineare il valore degli avversari. Ricordo che il commento dopo Pescara è che avevamo fatto vincere una squadraccia. Io penso che i 3 centrocampisti del Pescara possono giocare titolare in tutte le squadre da vertice della Serie B. Il Pescara davanti c'ha un certo Monachello, che non è l'ultimo arrivato, c'ha un Mancuso, che non è un ultimo arrivato, c'ha una linea difensiva esperta e c'è un allenatore Volpone. Non è una squadra che fa un grandissimo gioco, ma una squadra assolutamente dignitosa per questa categoria, con valori assoluti. L'Ascoli, secondo me, c'ha un grande valore in panchina, c'ha un allenatore forte che la fa giocare assolutamente bene e c'è giocatori di categoria. Noi siamo una squadra assolutamente valida, perché la nostra classifica dice che abbiamo 12 punti e questa cosa va sottolineata per orgoglio, non va sottolineata perché ci deve piacere, ci dobbiamo ringalluzzire, soltanto per l'orgoglio di dimostrare qual è il lavoro fatto fino ad oggi. E non basta, perché dobbiamo ancora migliorare tante cose, soprattutto nella fase difensiva, anche se apro e chiudo parentesi, tolto la cattiva prestazione di Crotone, quindi 4 gol di Crotone, noi nella media siamo a 7 gol subiti, cioè siamo nella media delle squadre da vertice, che hanno preso 8, 7, 6, 9 gol. Noi abbiamo la peggior difesa, la peggior difesa rispetto ai gol subiti. Proviamo a vedere un attimo quello che sta succedendo a Crotone, vedete qui abbiamo il Palermo in vantaggio, e insomma va così. Allora salta stroppa. Bene, allora Donato da Lecce. Donato, hai cominciato Pronto, a sentire? Ci sono. Allora ci Donato sono. A Lecce sì, come no, guarda, io non ho chiamato i giorni settimane precedenti per il semplice fatto che un po' per scaramanzia, un po' perché volevo che il Foggia avesse un più a questo punto. Sì. E beh, ora ce l'ha. Noto una cosa. Dimmi. Sì, ce l'ha. Adesso siamo a più 4, con la speranza sempre di avere indietro il maggior numero di punti possibili. Giusto che te lo dico al volo, in diretta il Crotone ha perso 1-0. È finita la partita. È finita, a posto. Sì, 1-0 ha vinto il Palermo. Stavo dicendo, sono d'accordo con quello che dice Domenico, ha fatto una disamina precisa.
L'unica cosa dobbiamo anche tenere presente è che noi abbiamo avuto giocatori squalificati, giocatori soprattutto a centrocampo squalificati e infortunati. Io mi aspetto che quando rientreranno tutti noi avremo un bel poggio. Certo, avere fatto 14 gol e averne presi 13 sono un po' troppi, questo è un motivo, però io non darei sempre colpa alla difesa, perché se funziona bene l'attacco e soprattutto il centrocampo che fa scudo alla difesa, inizieremo a prendere meno gol. Questo è proprio è un fatto che si sa, è statistico e tutto. Purtroppo al centrocampo abbiamo avuto delle problematiche, prima c'è mancato Dedi, Busellato ha giocato, non ha giocato, perché nel nostro centrocampo Busellato veramente fa l'equilibratore, c'ha pochi, ancora pochi minuti nelle gambe, poi quando rientrerà anche Rizzo, ancora di più, avremo un centrocampo ancora più forte, senza togliere nulla a Gerbo, a Carraro, ad Agnelli, che lo stesso a Cicerelli, vabbè Cicerelli è l'angolo di quinto, quindi va bene lo stesso. Tutti quelli che sono entrati fino adesso hanno dato l'anima, su questo il Foggia, al Foggia non si può dire niente. Benissimo. Perché i giocatori che vanno in campo danno l'anima. Ma poi su questo chiaro, siamo sicuri? Tutti quanti d'accordo. No, ma pure me, ho visto ieri la partita, primo cross da 40 metri, prendiamo il gol di testa. Cosa è successo col Padova? È successo ieri con l'Ascoli, poi l'abbiamo preso, cioè colpi di testa al primo tiro, cioè questo dispiace, ecco, dispiace, perché poi devi risalire la china, devi fare più partita, più sforzi, cioè non è sempre facile, pure a Benevento al primo tiro di testa ci hanno fatto gol. Io non darei però io voglio dire una cosa. Allora, aspetti, faccio intervenire Roberto. Saluto Donato. Grazie Donato. Va bene, è stato un piacere a tutti. È un piacere averti qui. Ciao. Saluto Donato. Nel frattempo spero, io ho Gino da Reggio Emilia che intanto ci aveva raggiunto e volevo vedere di chiamare se c'è. Ah, eccolo qui. Forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo se ce la faccio con Francesco. Vabbè, spero di riuscire ad acchiapparlo. Roberto, che volevi dire? No, volevo dire che secondo me ieri Pizzarri sul gol del colpo di testa non c'ha tante colpe, perché se voi vedete bene le immagini il pallone è dato proprio a fil di palo, cioè lui non l'ha presa proprio per questione poco. Di millimetri quella palla, si è tuffato ma non l'ha presa, cioè, ora non è che bisogna dare sempre la croce addosso a Bizzarri, sì. Assolutamente, Roberto, però ieri è andata così, poi noi dobbiamo considerare anche un'altra cosa che non ho mai sentito dire, che il gol dell'Ascoli era in fuorigioco, non lo dice nessuno, per tanti motivi non lo dicono, anche perché non lo era. Allora ho visto un'immagine, no, non lo era. Aspetta un attimo. Francesco da Prato in linea, ci abbiamo? Sì, buongiorno. Allora, viste le difficoltà di collegamento che abbiamo con Francesco oggi, perché qua poi sembra, ma l'Italia non è così efficiente come Foggia che si può permettere di fare collegamenti internazionali, arriviamo in Toscana e la Toscana, vedi, non riesce a collegarsi via Skype con noi. Francesco, ci fai un commento veloce come l'hai vista tu? O tu non so se hai seguito, allora, qua più o meno siamo tutti contenti del risultato, dei tre punti, anche di come il Foggia ha reagito con carattere, qualcuno un po' di paura e qualche correttivo lo adotterebbe a gennaio. È intervenuto Donato prima, ha detto magari a gennaio qualche cosa si può sistemare. Tu? Allora, io come la vedo, diciamo? Dunque, intanto chiedo scusa a te, a tutti, è saltato il nostro collegamento solito all'inizio, perché non è un problema della Toscana, è un problema mio, che ho fatto un po' di casino con Skype, ho tentato di aggiornarlo, mi è saltato Skype, ora comunque l'ho ripristinato e quindi dalla prossima volta spero non ci saranno più problemi. Allora, che dire, il gol purtroppo, a parte che influente la cosa, non era in fuorigioco, l'ho visto in ferma immagine, per pochi centimetri
il gol, il secondo gol dell'Ascoli, anch'io avevo detto che era in fuorigioco, la impressione era quella, ma non era in fuorigioco, era in linea. Ma questo poco importa. Sulla partita io direi questo, l'ho detto anche nella mia clip e questa volta confermo quello che ho detto a caldo. Dobbiamo abituarci a un Foggia diverso. Dopo i 6 anni di Padalino del Zerbi Stroppa, dove siamo stati abituati nel bene o nel male a giocare solo e soltanto per vincere, quindi testa bassa e puntare la porta, o col 4-3-3 o col 3-5-2, che era un 3-5-2 molto offensivo quello di Stroppa, Grassadogna è molto più pragmatico, è un allenatore più pragmatico. La squadra gioca, il Foggia ha giocato molto bene dopo che è passato in svantaggio col Benevento, ha giocato bene il primo tempo col Palermo, ha giocato molto bene col Carpi, ha giocato benissimo col Pescara, ha chiuso il Pescara nella sua area dopo l'1-0 negli ultimi 10 minuti, ha giocato molto bene tra lo 0-1 Francesco, e il 2-1. Francesco, scusami proprio perché se tu mi permetti Gabriele dalla regia. No Biagio, io devo chiudere l'intervento, vi saluto tutti, purtroppo ho avuto una telefonata, vi abbraccio tutti, forza Foggia, ci sentiamo alla prossima, va bene. Ok, d'accordo. Ciao Gabriele, allora vi saluto. Quindi riaccancio il filo del mio discorso, sì. Cosa fa Grassadogna? Quando Grassadogna passa in vantaggio, fateci caso, le partite con Dazon siamo anche più facili rivedere, io me le rivedo sempre, perché quando c'è la partita a caldo si fa fatica poi a ragionare, no, io non ragiono, non so voi. Invece dopo che il risultato lo conosciamo, riguardo la partita, fateci caso, Grassadogna, dopo che passa in vantaggio, è molto più prudente di altri. Aspetta che prendo una telefonata, Francesco, un attimo. Alessandro, abbiamo preso la tua telefonata. Francesco, vai a concludere il tuo intervento, perché abbiamo Alessandro da Valencia. Quindi, Alessandro da Valencia, ti saluto. Quindi dicevo, dobbiamo abituarci a questo nuovo tipo di impostazione, anche di, ripeto, di pragmatismo di Grassadogna. Quante partite abbiamo perso l'anno scorso, mi ricordo in casa con Cittadella, con la Cremonese, giocando a una porta ma perdendo in casa in contropiede. Questa volta vinciamo in contropiede, perché abbiamo vinto in contropiede con il Benevento, abbiamo vinto in contropiede ieri, perché di fatto era una ripartenza che ci ha portato a segnare quel bel gol sul bellissimo cross al volo di Krakl, e diciamo con la ribattuta in rete di Gerbo sulla parata sul tiro di testa di Mazzeo. Quindi tutto qui, dobbiamo abituarci a questo. Ora io chiudo dicendo, ho visto qualche, cioè, sono abituato ad avere spesso complimenti da parte di chi ci segue su tutti i social, spesso però c'è anche qualcuno che mi critica, e io le critiche, io guardo le critiche, non guardo i complimenti, anche perché dalle critiche cerco di migliorare. Le offese un pochino meno. Allora qualcuno mi ha detto che cosa mi ero fumato, perché avevo detto che l'Ascoli nel secondo tempo non ha avuto occasioni da gol. Allora tranquillizzo il nostro carissimo ascoltatore che ho fumato un pacchetto di sigarette, come faccio sempre quando gioco in Foggia, però azioni da gol, io per azioni da gol intendo azioni, cioè tiri in porta, parate del portiere, pali, roba del genere, noi non abbiamo subito nulla da questo punto di vista. Ci siamo spaventati, quello sì, siamo stati sì, 20 minuti, almeno io sono stato 20 minuti, non voglio dire che cosa stava succedendo, cioè siamo molto spaventati, perché l'altro ripressava da tutte le parti, passavano questi cross davanti alla porta con Bizzarri che si buttava a destra e a sinistra, ma la palla è passata sempre 3-4 metri alla destra o alla sinistra dei pali. Quindi questo intendo dire, azione da gol, come con il, ricordatevi a Benevento, per tutto il secondo tempo abbiamo subito il Benevento, ma il Benevento non ha mai fatto un'azione da gol. Questo dobbiamo pensare. Sì, forse è stato più pericoloso l'Ascoli, anche se non ha concluso a rete, però ci ha creato più problemi. Non ha avuto azione. Quindi io dico questo, sono contentissimo, chiudo dicendo, abbiamo praticamente alterato la penalità, siamo già a 4 punti, siamo già addirittura in zona play-out, dopo 7 partite siamo in zona play-out e ha soltanto 2 punti della salvezza diretta. Quindi possiamo essere tranquilli, credo che questa pausa ci farà bene. I giocatori erano molto stressati, molto affaticati, perché abbiamo avuto 3 partite in 10 giorni difficilissime,
tutte e tre le volte siamo passati in svantaggio, abbiamo recuperato, queste cose consideratele. Matteo a me non è piaciuto in queste prime gare, ma sono sicuro che quando Matteo entrerà in forma questa squadra farà ancora più cose di quelle che ha fatto. Permettimi soltanto una notazione. Vai. Tra le varie c'è qualcuno, scusami Piaggio, approfitto del mezzo, poi ti lascio veramente questa volta veramente. Allora, tra le varie diciamo cose che sento sul mio conto, ce n'è una che gira nei social, ma anche allo stadio, e dice che io, Piaggio, farei tutto quello che faccio con Mitico Chan perché mi vorrei candidare a sindaco il prossimo anno a Foggia per i 5 Stelle. Allora, tranquillizzo tutti, non mi candido a nulla, anzi, qualora mi candidati, ti consiglio di non votarmi perché... Per fare una città bisogna viverla, io manco da Foggia dall'82, quindi non sarei proprio in grado di poter guidare un municipio come lo guida il sindaco attuale o chi ci sarà. Quindi tranquillizzo tutti, state tranquilli, Francesco da Prato si occupa del Foggia e basta, e quello che lo fa, lo fa per l'amicizia che io con Biagio. Grazie Francesco, grazie Francesco, apprendo della tua... Apprendo della tua mancata candidatura a sindaco e me ne dolgo. E me ne dolgo. Mi dispiace. Non sapevo che fossi candidato, ora che so che non lo sei, mi dispiace due volte. Grazie Francesco, un abbraccio. Ti abbraccio a voi. Ciao. Allora, abbiamo al telefono, e quindi gli do subito la parola, Alessandro da Valencia, perché insomma, Buonasera. Ciao. Allora, l'America ce l'abbiamo, il Nord Europa pure, adesso abbiamo anche una zona un po' più calda, abbiamo Valencia. Domenico, qua siamo dappertutto, Non ci ferma più nessuno. Abbiamo l'amico che si muove col treno, che manco se stesse, se non so, viene da Barletta a vedere il Foggia, no? Quello viene da Torino. Veramente impressionante quel tifoso. Devo scogitare una cosa. Domenico, devo fare una critica al Foggia Calcio. Sentiamo una critica. Abbassa voce. Io sono abbonato a Member Card, no? E a me la maglia ancora non mi arriva, sono tre mesi che aspetto. E vai, non trovano l'indirizzo, non hanno capito che sei in Norvegia, non trovano il paese. Ho pagato pure la spedizione. Allora lo so io, come siccome lì c'è il paese di Babbo Natale, mo che si arretira da Natale con abbiamo Alessandro in interurbani internazionale. Alessandro, allora. Buonasera. Ciao Alessandro. Allora, ciao. Io volevo fare una premessa, perché sennò sembra che uno parla sempre bene del Foggia, no? O che difende sempre il Foggia e poi magari attacca gli altri che fanno le critiche. Io non so se vi ricordate, però l'anno scorso, quando da inizio campionato, sono stato molto critico sul mercato che abbiamo fatto, su Chirico, non so se ve lo ricordate, sugli elementi che erano Chirico stati comprati da Di Bari e da Stroppa. Quindi, perfetto, quindi voglio dire, perché pensavo che non era stato fatto un mercato adeguato e c'avevo paura in una retrocessione, infatti poi siamo stati salvati dal mercato. Invece quest'anno, dall'inizio, sto dicendo che secondo me abbiamo fatto una delle due o tre squadre migliori, però il problema è che adesso tutti quelli che criticavano Grassadoni già tacciono, perché già vedo che le critiche sono finite. Credo che il problema è uno, che la gente si scorda come siamo partiti noi, perché quest'estate eravamo totalmente bloccati dal problema penalizzazione, possibile retrocessione, quindi siamo partiti in ritardo, quando Grassadoni è andato in ritiro aveva il 30% della squadra che poi ha avuto a fine mercato, quindi ovviamente siamo partiti con un handicap. Tra l'altro siamo partiti pure con un calendario che non era semplice. Abbiamo fatto fino a mo 12 punti. E con l'Ascoli non abbiamo giocato bene, abbiamo vinto, però io dopo Benevento avevo paura di questa partita perché vedevo molti giocatori affaticati, quindi speravo di vincere pure all'1-0 su autogol al 90esimo per poi avere due settimane di stop. Quindi che abbiamo sofferto ieri, sinceramente la cosa mi interessa poco, perché so che quando poi recuperiamo la formazione al 100% e soprattutto lo stato dei vari giocatori, abbiamo uno squadrone.
Quindi niente, voglio semplicemente dire che le valutazioni che si fanno del gioco e del non gioco, noi siamo forse l'unica squadra che gioca a Palermo, non so quanti di voi hanno visto Palermo. Prendo una telefonata, Alessandro, prendo una telefonata. Salvatore, abbiamo preso la tua telefonata, rimani in linea. Vai Alessandro. Sì, stavo dicendo, non so quante persone di voi hanno visto Palermo Crotone questa sera, è stato un film horror, cioè no, palla lunga e pedalare in due formazioni che dovrebbero stravincere il campionato, cioè siamo l'unica formazione forse in Serie B o una delle pochissime formazioni che giocano a pallone. Io continuo a pensare che questa formazione, quando arriva al 100% con tutti i giocatori e quando tutti i giocatori hanno la forma al 100%, secondo me, se ci ridanno quei 4-5 punti, ci giochiamo, se non i playoff, anche la promozione diretta. Nossa, Madonna, per la formazione che abbiamo. Poi magari mi prendete per pazzo adesso e mi direte a febbraio o marzo che c'avevo ragione. Però spero semplicemente che tutto l'ambiente sia unito, perché secondo me quest'anno, se ci ridanno 4-5 punti, veramente possiamo già provarci quest'anno, allora, perché continuo a pensare che abbiamo una delle formazioni migliori. Io sto facendo manca qualcos'altro, però posso fare solo una critica? Voglio fare, manca qualcos'altro oltre i 4-5 punti, permettimi, Ma secondo me non manca niente. Secondo, io solo una critica voglio fare. Non voglio criticare nessun giocatore del Foggia, perché secondo me l'unico giocatore del Foggia, a parte il portiere, che sinceramente sì che non sta in gran forma, che sta giocando male, però l'unica cosa che vorrei dire è che spero che se qualcuno, chiunque esso sia, non sta in forma, tutti i giocatori si possono sostituire, li voglio un bene dell'anima a Mazzeo, però non riesco a capire perché, se non sta in forma, non azzecca un passaggio, non fa entrare un certo Chiaretti che sta in panchina e che giocherebbe titolare in qualsiasi squadra di Serie B. Quindi questa è l'unica cosa che non ho capito. Non voglio fare una critica all'allenatore, non voglio fare una critica a Matteo. Deve solo sbloccare, è un problema del gol. Quello penso che è Matteo. No, parliamo... ma non è questione che si deve sbloccare. Aspetta, credo che però, Alessandro, solo una cosa, poi faccio parlare, do la parola a Domenico. Va bene, ci sta tutto, tutte le critiche. Vi faccio notare che però il Foggia là davanti non ha problemi di realizzazione. Forse invece che 3 gol a partita ne faremo 4 quando entra anche Mazzeo in condizione, se questa è una lettura esatta. Ma il nostro problema non è chi fa i gol. Cioè cambia poco se entra o non entra in condizione un altro attaccante. Qualcuno scriveva prima, manca ancora Iemmello, ma il nostro problema è che insomma davanti i gol li facciamo, no? Ma come lo vedete, Mazzeo, Galano, Iemmello? Viaggio sì. Se il migliore attacco è la peggiore. Facciamo un discorso, se no andiamo un po' in confusione. Io dico che l'osservazione che tu fai in linea di massima ci può stare, no? Un tifoso può dire: in questo momento non sono soddisfatto delle prestazioni di Mazzeo. Ok, però fermiamoci e diamo un punto, poi analizziamo le situazioni nell'insieme, non facciamo i mister per sport, no? Non esiste la sostituzione Mazzeo-Chiaretti, cioè non puoi giocare con Galano e Chiaretti, perché nessuno dei due è una prima punta. Sono giocatori che hanno bisogno giocatori che hanno bisogno di creare l'uno contro uno, venire a prendere il pallone, smistare il gioco, creare superiorità numeriche, creare l'imprevedibilità di un'azione offensiva, cioè hanno delle caratteristiche diverse. Poi tutto si può fare, però se tu dici non sono soddisfatto di Mazzeo, non mi puoi dire poi deve entrare Chiaretti. Io personalmente ti faccio notare anche un'altra cosa, che tutta la squadra sembrava quasi una barzelletta, perché ero a fianco alla panchina del Foggia, perché in casa la vedo sempre, in casa e fuori veramente, la vedo sempre a bordo campo, a gol di Gerbo corre verso la panchina, tutta la panchina e tutta la squadra si alza e corre verso Mazzeo. Cioè, il gruppo sa quanto è importante Mazzeo per questa squadra, e il gruppo sa quanto era importante che quel colpo di testa fosse arrivato in rete direttamente. Andate in Foggia. Nell'intervista
avrei preferito che il gol avesse fatto Mazzeo. Questo semplicemente per dirvi che all'interno di un sistema di gioco esistono poi gli uomini, esistono la squadra, esiste lo spogliatoio, esiste il gruppo che cerca di arrivare insieme a determinati obiettivi, sapendo di contare su un giocatore che fino a giugno dell'anno scorso ha fatto una cinquantina di gol, ventina di assist. Sì, no? Posso rispondere veloce a Domenico? Vai Alessandro, vai. Rispondo velocissimo. Domenico, so perfettamente che non è una prima punta Chiaretti, però so perfettamente pure che Mazzeo non è una prima punta, sono falso 9 tutte e due. Quindi capisco che il cambio con Gori sarebbe sbagliato, perché vorrebbe dire giocare a palla alta. Non è una punta una alla volta che Skype fa passare una sola delle due dei due audio, poi non vi sentite. Termina Alessandro, finisci il concetto. Stavo dicendo semplicemente che non è una punta nessuna dei due, e capisco perfettamente che Mazzeo sia fondamentale, e sono sicuro che tornerà a segnare e farà pure 15-20 gol quest'anno. Solo che proprio nell'armonia del gruppo, secondo me è normale che se una persona in una partita sta sbagliando tutto, viene sostituito senza che succeda un dramma, e alla prossima partita ritorna a essere titolare e segna, basta. Ok, facciamo terminare la telefonata, poi andiamo. Allora Alessandro, no, scusate, posso intervenire? Sì. Biagio, sì, Maurizio, ti faccio intervenire. Alessandro, possiamo chiudere la telefonata? Sì, ti saluto. Sì, un abbraccio ad Alessandro da Valencia, dalla Spagna. Ciao. Allora, intanto abbiamo in linea Salvatore Pesa, e poi c'era Maurizio dal Foggia Club Bari. Intanto prendo un'altra telefonata, qui vi siete scaldati, vi scaldate, mi fa piacere. Giulio da Como in linea, rimani in linea. Allora, abbiamo Maurizio che voleva intervenire, non ha ancora parlato, quindi ne ha facoltà. Sì, diciamo che innanzitutto parto dalla fine. Mettere in discussione Mazzeo per me veramente è troppo. Non sta né in cielo né in terra. Cioè, Mazzeo deve giocare anche con mezza gamba, permettetemelo. Io non avrei fatto giocare Kragel l'ultima domenica perché giocava a due cilindri. Secondo me il Foggia ha giocato in 10 e per questo ha sofferto di più. Aperta e chiusa parentesi. Quando eravamo partiti con la domanda perché il Foggia prende tanti gol, perché il Foggia ha la peggior difesa del campionato, pur stando in zona playoff se non avessimo avuto la penalizzazione, ma rivedendo le azioni dei gol, la cosa mi sembra abbastanza chiara. Ve le vado a elencare rapidamente, che come abbiamo preso gol. Innanzitutto c'è la marcatura del centrale sui colpi di testa. A Pescara, Benevento e Ascoli c'era il nano Lo Iacono che non riusciva a coprire l'attaccante avversario. È una evidenza, vedetevi gol. Quindi noi sappiamo che Lo Iacono è veloce e magari non è nel suo ruolo migliore, ecco, schierarlo in quella posizione. Poi in altre due occasioni ci siamo sempre trovati Kragel, pure lui in difficoltà nella marcatura, quando abbiamo il cross lungo sul secondo palo, Crotone e Padova, e sono già 5 gol. Già con questi 5 gol non abbiamo più la peggior difesa del campionato. Poi c'è il piazzamento sul calci piazzati. Sull'angolo vedete i gol subiti con l'Ascoli e col Carpi, sono una fotocopia. Sul secondo palo c'è sempre l'uomo libero che tira da fuori e la palla va dentro. Aggiungiamo la ciliegina Bizzarri, perché comunque non è esaltante. Non me lo sarei mai aspettato, ecco, delle prestazioni un po' così opache, benché non penso sia il portiere il vero problema di questo Foggia, anche se mi chiedo perché non far esordire Noppert. E come pure mi chiedo come mai Tonucci non sia più utilizzato così tanto, quando invece proprio sui centrali d'attacco servirebbe un difensore che fa sentire il fiato al collo dell'avversario. Ecco, questi sono i motivi, secondo me, molto chiari. Cioè, la difesa è il lato carente della squadra, appunto. Per quanto riguarda la manovra d'attacco, rivedendo i gol delle ultime partite, si vedono delle bellissime triangolazioni, cosa che all'inizio del campionato non si vedeva. E il Foggia, comunque, non sono soltanto i 4-5 punti, sul gioco
Io lo dico schiettamente, cioè, faccio mea culpa perché all'inizio vedevo proprio un non gioco, cioè il tentativo sempre di giocare sulle seconde palle, sporco, quindi d'attesa, questo ci permetteva di essere più coperti in generale, però di essere meno spumeggiati. Non mi fate agitare Domenico! No, vabbè, andiamo per ordine perché Skype fa parlare una volta. Maurizio, concludi, quando mi vedete dovete concludere. Io il Foggia più opaco l'ho visto con le squadre che hanno il gioco migliore perché tengono più palla, e il Foggia quando si trova una squadra che sa tenere palla, gioca sul palleggio, e il Foggia prende a meno possesso palla automaticamente. Ascoli, Palermo, Crotone, allora, perché Palermo e Crotone hanno fatto delle buone prestazioni contro di noi, e anche l'Ascoli. Allora, poi ci è andata bene con le squadre che non hanno un grande gioco, fatta salvo la prestazione di Benevento, che è stato veramente un capolavoro. Beh, a volte noi diciamo che non hanno gioco, sono quelli che può mettere in discussione un allenatore, anzi metto in discussione le mie diciamo capacità di interpretare le partite, però se devo dirla tutta, a me sia con Stroppa sia con Grassadonia il gioco con i due centrali d'attacco non mi piace tanto. A me, io preferisco il tridente offensivo e non vedo per esempio un Kragel capace di sacrificarsi in quella sulla fascia come allora, Maurizio, difensiva. Ci fermiamo? Ci fermiamo un attimo, altrimenti non andiamo. Allora, diritto di replica a Domenico che si agitava, e nella finestra di sopra voleva scendere giù e menare a morire. Allora, noto dei segni di insofferenza in Domenico e vorrei capire in che cosa non condivide la disamina di Maurizio, che però ha ben argomentato, poi possiamo non condividerlo, ma è stato capace di dare delle argomentazioni. Domenico? Allora, la difficoltà che possiamo avere nell'intavolare questo tipo di discussioni è che per forza di cose poi dobbiamo fare la gara tra di noi che siamo tifosi, quindi il primo sono io a essere semplicemente un tifoso, a fare i mister, che sono due cose diverse. Fare il tifoso è una cosa, fare il mister è un'altra cosa. Allora, punto primo, abbiamo preso 3 gol uguali, la colpa è del Nano. A me già il fatto che tu un giocatore del Foggia lo chiami Nano, per me già ti devo togliere la parola, per come la vedo io. Però Domenico, io lo Iaco non lo metto titolare partita, sempre, no, però a me piace per farti tantissimo capire come sono tifoso. Oh, fai parlare. Però voglio farti capire che i 3 gol che tu hai citato, tutti e tre i cross, sono al centro dell'area, tutti e tre i cross, e non c'entra il Nano. Punto primo. Guardati tutte e tre le azioni e guarda la palla chi come salta. Camporese. No, ma non voglio fare nomi, ma non è questo, perché io sono d'accordo su... Poi c'è un altro aspetto, perché poi dobbiamo fare i mister. Quella palla non deve arrivare in aria, perché la palla scoperta non può arrivare così in aria. Perché se tu giochi con la difesa che quando calcio d'angolo a Pescara esci, la palla torna e arriva in aria, mentre la difesa nel tornare indietro perde per forza il gol. Quella palla deve essere prestata e non deve arrivare. Per te la colpa è di Loiaco, non ci sono altri problemi. Ma se io e te ci mettiamo a fare i mister, facciamo la competizione a chi è più bravo. Sicuramente sarai più bravo tu, ma io penso che qui dentro dobbiamo cercare invece di non dare false informazioni. Perché se diamo false informazioni, poi, mentre tu sei una persona ragionevole, ti metti con me, arriviamo a un dunque, arriviamo a una discussione, possiamo trovare un punto d'incontro. Delle 10 cose che hai detto, 5 sono vere e 5 sono sbagliate. Delle 10 che dico io, 5 vere su 5 sono sbagliate. Molti prendono queste notizie che tu hai, il prossimo tunnel che subisce lo Iacono arrivano 300 fischi, perché abbiamo stabilito che lo Iacono non può giocare. Mentre ti faccio un esempio, tu dici Tonucci fa il fallo col Palermo, con l'uomo spalle alla porta sul fallo laterale, gli dà un calcio da dietro, calcio di punizione, prendiamo gol. Quello è un fallo che non va fatto. Mettimi Domenico, allora, fare un inciso e ti lascio tutto. Io parlo da tifoso, non da mister. Ti ho fatto parlare. Se facciamo un contraddittorio sulle scelte dei, cioè degli errori dei singoli,
non ne finiamo mai, perché ti posso dire delle cose e tu mi dici no, ma secondo me ha fatto bene a fare il fallo, poi eravamo posizionati male, la potevamo prendere, dico una scemenza. Siccome io so che Dennis è un grande giocatore e so che Loiacono è un grande giocatore, il vice capitano del Foggia, secondo me il mister, in base alle partite, fa delle scelte anche sullo stato di forma, che io e te, anzi io li vedo, però diciamo io e te non vediamo gli allenamenti e non capiamo lo stato di forma. Ti faccio un esempio assurdo: Zambelli forse è stato uno dei giocatori migliori a Benevento, messo sotto pressione da un certo Improta, che è stato il migliore del Benevento, in casa ha giocato Gerbo. Perché la partita successiva? Perché probabilmente ci serviva più spinta, perché ha fatto una scelta diversa quando poi si è confermato che Gerbo l'ha messo in mezzo al campo. Ci sono delle scelte tattiche che forse io e te non possiamo capire, perché non capiamo come il mister ha pensato di sviluppare la partita anche attraverso dei campi, no? Il giocare a tre con Kragl non è possibile. Kragl in Serie A, in squadre come Frosinone e Crotone, non ha giocato. E c'era un motivo, perché Kragl o c'ha 30 metri davanti a sé per poter attaccare o non gioca. Perché se c'è il terzo attaccante davanti, la sua forza si perde. Quindi se tu hai Kragl devi giocare a 5. Kragl al centrocampo non può giocare e quindi lo vai a perdere lo stesso. All'esterno non può giocare. Deve giocare a 5 una squadra che gli dà la possibilità di arrivare fino a lì, di dialogare, di rientrare e di calciare. Di fare le tre fasi che lui diventa determinante. Kragl nelle statistiche del Foggia entra nel 70% delle azioni giocando a 5 da 2 anni. Non puoi adesso tu venire, dobbiamo giocare a 3. Va bene, risposta è stata data, Maurizio. Me la prendo la risposta. Aspetta, con calma. Facciamo meno tecnico. Tu mi dici, noi giochiamo molto sulla seconda palla, ma tu sai che cos'è la seconda palla? La seconda palla prevede che la difesa fa un lancio lungo sulle punte, la palla che cade è la seconda palla. Dimmi il Foggia quanti lanci lunghi fa la difesa all'attacco. Noi abbiamo fatto giocare Martinelli palla al piede e Tonucci palla al piede tutto l'anno a portare palla su e a dialogare. Non c'è un lancio lungo sulle punte, manco a pagarlo, come per la seconda palla. Allora, dai, delle formazioni sbagliate. Allora, fermi tutti. Allora, abbiamo Benito che l'abbiamo recuperato, io c'ho Salvatore in linea. Salvatore, ci sei? Si è taciuto? Ma Domenico si è zittito, possiamo parlare anche noi, non ti preoccupare. Ti tutelo io, puoi dire tranquillamente quello che pensi senza problemi. Dimmi. Dici? Sicuro. Guarda, ti do la mia parola che qua non abbiamo mai censurato nessuno. Ovviamente purché tutti si esprimono in maniera adeguata. Poi è chiaro che non possiamo essere tutti d'accordo, ci mancherebbe. Allora, va bene. Salvatore, cos'è cambiato rispetto alle partite precedenti? Hai cambiato idea su qualcosa? Ti sei rafforzato su qualche idea? Io purtroppo ho visto fino all'1-1, poi dopo sono dovuto andare via e mi sono andato a vedere la partita di mio figlio. E poi dopo ho visto gli highlights, questa roba lì, ma secondo me... Tutti dicono che la difesa ha problemi, quella ha problemi, ma non è che è anche merito degli avversari pure, che riescono ad anticiparci, cioè, secondo me è anche merito degli avversari, come il Foggia fa gol, è merito degli attaccanti, non può essere anche merito degli avversari? Domanda. Ci sono anche loro, insomma. Non è che siamo da soli, non è che stiamo in campo da soli, facciamo l'amichevole, facciamo la partita del giovedì, cioè, stanno anche gli avversari, no? Può essere anche merito degli avversari, o sbaglio? Certo. E tu come la vedi? Senti, Salvo, allora noi comunque tu comunque adesso noi comunque commentiamo la terza vittoria consecutiva, ora c'è un po' di pausa, secondo te questo ci fa bene? Cioè qualche cosa, cioè, a parte il fatto di qualcuno tipo Kragl che ha bisogno di recuperare perché qualche problema fisico l'aveva già manifestato, quindi ci va bene da un punto di vista fisico, ma tu adesso, alla luce di quello che è successo dell'ultimo mese, con 3 vittorie, ultime 4 partite, 3 vittorie, una sconfitta, insomma, l'aria è cambiata secondo te? È cambiato qualcosa? La squadra gira meglio? A prescindere dagli avversari, tu hai ragione, ci sono anche gli avversari, però
questo lo sappiamo. Che dobbiamo fare un campionato a sé, cioè, non è così, non è così. Ci sono anche degli avversari, certo, e bisogna dare anche merito agli avversari, punto. Questa è la verità, secondo me. Poi questo periodo che c'è la sosta è, capita a fagiolo, così quelli che sono fuori forma anche a livello mentale, come si dice, si ricaricano le pile. Poi vedremo quando giochiamo col Cosenza. Sì, col partita Cosenza. Delicatissima a Cosenza. Sì, molto delicata, sì, certo. Sì, sì, io voi sapete che tipo di allenatore sono io, faccio allenatore, per chi Domenico non lo sa, di pugilato. Da ormai sono in questo ambiente da 36 anni. Io non mi devo preoccupare sempre degli avversari, perché qua ci preoccupiamo degli avversari, ci preoccupiamo di quello, di quella. Pensiamo a noi stessi, vediamo i portieri dell'altra squadra, pensiamo a noi stessi. Perché tu devi preoccuparci degli avversari, non riusciamo a fare niente. Ma io non mi preoccupo degli avversari. No, ma anche io mi preoccupo, io sento che tutti si preoccupano, perché beh, gioco ma assolutamente non bisogna preoccuparsi, bisogna mettere in atto quello che si fa tutta la settimana. Perfetto. Beh, tutto sommato mi fa piacere, perché io leggo comunque delle note positive in quello che dice Salvatore, che poi ogni volta che è intervenuto comunque ha cercato di metterci anche del suo in termini di esperienza personale, che può non essere quella del calcio, ma comunque è un'esperienza di sport significativa. E comunque noi dobbiamo pensare a noi, correggere gli errori che ci sono, inutile che facciamo finta che non ci sia. Gli errori, migliorare. Per esempio mi dà fastidio sentire lavoriamo di quel buono che abbiamo fatto. No, tu devi lavorare su quello che è sbagliato per migliorare. Giusta filosofia, giusto approccio. Correggere gli errori, perché le cose che vanno bene, quelle già vanno bene. Va bene, esatto. Salvatore. Ecco, tu cioè, tutto qua. Tutto grazie qua. Poi, niente, dell'intervento. Siamo a Cosenza. Che vi posso dire? Incrociamo le dita. Grazie, Salvatore. Ho sentito solo una cosa. Dimmi. Addirittura parlava, ho sentito qualcuno prima, non so chi, non mi ricordo, del playoff, Serie A, direttamente. Io lo dico da uno scoppio, piedi per terra, una partita alla volta. Va bene. Una partita alla volta. Va bene, Salvo, grazie, un abbraccio. Ciao. Allora, cerchiamo di essere più veloci, abbiamo Giulio al telefono, volevo sentire Pino da Los Angeles, da quelle parti, dall'altra parte dell'oceano, tu che per ovvi motivi non riesci a prendere un treno, c'è un'altra telefonata, fatemela prendere. Chi è al telefono? Pronto? Ciao, pronto, sono Angelo. Ciao Angelo, rimani al telefono Angelo, ciao. Allora, da dove chiami Angelo? Angelo? Sono da Roma. Da Roma, Angelo da Roma. Ah, beh, c'ero poche ore fa a Roma. Allora, stavamo parlando con Los Angeles invece, avevamo Pino da Los Angeles. Allora, tu hai qualche difficoltà a fare come fa il nostro amico da Bussolino che va a Torino, prende il treno il venerdì e torna la domenica sera? È vero? Diciamo con il corpo sì, ma l'anima è a Foggia. Prendo un'altra telefonata, un attimo solo. Pronto? Lucio, abbiamo preso la tua telefonata. Ciao, io sono Luigi da Bologna. Ah, Luigi da Bologna, avevo annotato male. Va bene Luigi, rimani in linea. Allora, sì, grazie. Allora, vai Pino. Niente, difficoltà non c'è mai. Se vediamo quando si può venire, si può andare allo Zaccheria. Però nel frattempo tu le partite in qualche modo riesci a vederle. E che tu con chi ti schieri? qua abbiamo sentito un po' di critiche. No, sono completamente dal lato, mi schiero completamente a unanimità con Domenico. Bisogna mettere tutto di positivo, perché questa squadra sta dando molto carattere, a prescindere dal gioco. Ma c'è anche cattiveria, è cresciuta la cattiveria. La squadra ha carattere, rendetevi conto. L'unica cosa, rendetevi conto,
è una squadra che nelle ultime tre partite, il che vuol dire negli ultimi sette giorni, ha vinto tre partite di seguito. Dopo che abbiamo avuto 8 punti di penalità, abbiamo vinto solo la prima partita. Una serie di partite perse, una delusione a Pescara, poi ne vinci 3 di seguito in una settimana, a prescindere dal fatto che abbiamo beccato in tutte e tre le partite il primo gol nei primi 7 minuti di gara. Cioè, voglio dire, il carattere, il Foggia, una squadra del genere, un carattere del genere, non l'ha avuto né con De Zerbi né con Stroppa, mai. Il gioco domenica, ieri, non abbiamo fatto questo grandissimo gioco dopo che abbiamo fatto una grandissima partita a Benevento. Cioè, rendetevi conto. Cioè, non è che possiamo andare a 100 orari a tutta la partita. La svolta è stato... No, siamo stati molto bravi a maneggiare la partita. E l'Ascoli non è venuto a Foggia a giocarsi il pareggio, a barricarsi in porta con Pullman e roba varia. L'Ascoli è venuto a Foggia a giocarsi la partita, ha fatto un'ottima partita. Quindi è inutile pensare, come diceva l'amico di prima, pensiamo all'avversario, no, pensiamo a noi stessi, ha ragione. Pensiamo a noi e come dice anche Domenico, bisogna vedere l'allenatore. Chi vede in forma, chi vede che è carico, lo mette in campo. Se Tonucci non è carico, fa bene a metterlo in panchina. Forse un po' di panchina gli fa anche bene a Tonucci. Così non farà proprio falli come a Pescara che ci possono danneggiare. È la stessa cosa con Mazzeo. Mazzeo non è un giocatore da mettere in panchina, almeno per adesso. E poi il Foggia è la squadra che ha fatto più gol di tutti. E non abbiamo, ma Grassadonia non ha tutta la rosa a disposizione ed è la squadra che ha fatto più gol di tutta la Serie B, a parte qualche partita che devono recuperare altre squadre, però al momento è la squadra che ha fatto più gol, anche se ne abbiamo beccati parecchi. Va bene, bella disamina. Poi dopo faccio un salto in Norvegia, poi abbiamo sempre Roberto che incombe su di noi. Al telefono abbiamo Luigi da Roma. Riepiloghiamo. Da Bologna. Luigi da Bologna, e poi chi abbiamo da Roma? Angelo da Roma. Allora, possiamo sentire Angelo da Roma? Cosa ne pensa? Io ci sono. E dici? Allora, innanzitutto ti voglio ringraziare per l'ospitalità, Biagio, e voglio fare un saluto a chi è collegato e a tutto la famiglia rossonera sparsa per il mondo, che è sempre una cosa molto bella. E ricambiamo tutti. E niente, ci tengo a dire un paio di cose. Innanzitutto non mi vorrei soffermare troppo sui singoli, né i top né i flop, tra virgolette, perché credo che la cosa importante sia sottolineare l'andamento generale della squadra, la mentalità che ha dimostrato. Come ha già sottolineato chi mi ha preceduto, il Foggia sta mostrando, come dire, anche un po' gli attributi, perché partire ogni volta in svantaggio è una cosa molto pesante, e con questo fardello dei punti di penalizzazione io credo che mentalmente la squadra stia dimostrando grande maturità e una grande prova di carattere. È ancora presto chiaramente per fare programmi a lunga scadenza, però insomma i presupposti ci sono per consolidare ancora di più questi dati che abbiamo sotto gli occhi. E poi non so, il secondo gol da far vedere, credo, a Coverciano, forse, non lo so, ma adesso non voglio dare per forza meriti o demeriti, insomma, ma davvero fantastico. L'ho rivisto dall'altra angolazione, il giro palla è stato eccezionale, mostra che basta avere un po' di tranquillità e un po' di serenità e poi viene tutto più facile. Tutto anche più quello semplice. Che qualche giorno fa, qualche settimana fa ci sembrava impossibile, no? Eravamo tutti un po' preoccupati di questa specie di blocco che avevamo. Invece abbiamo tutti un po' goduto, ci siamo divertiti. Io il primo tempo l'ho definito un po' zemaniano, perché mi è sembrato di rivedere dei meccanismi di velocità, rapidità, offensività, che è sempre bello vedere a Foggia, a cui siamo abituati e quindi ci piace sempre godere di questi
spettacoli. Ecco. Bene Angelo, grazie, grazie davvero per il tuo intervento e torna a trovarci più spesso, perché fra di noi, noi tifosi, fa piacere sentirsi. Grazie Angelo, Angelo da Roma. Grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, Angelo da Roma, ci ha fatto piacere. Benvenuto, volevo sentire Benito dalla Norvegia, poi abbiamo Luigi da Bologna. Viaggio, sì, chi viaggio è? Un inciso, Maurizio. Maurizio, dimmi Maurizio. Anche si parla di questi gol subiti, sì. E questa capacità di reazione. È vero, secondo me questa è una caratteristica che sinceramente non avevo visto negli ultimi Foggia. La vedo adesso perché secondo me abbiamo dei giocatori che hanno personalità, che hanno consapevolezza dei propri mezzi e voglia di emergere. Nello stesso tempo, in merito ai gol subiti, dico che per la prima volta rispetto agli ultimi allenatori del Foggia, Stroppa o De Zerbi, c'è una differenza. Qui prendiamo dei gol che paradossalmente sono evitabili, cioè c'è sempre comunque l'uomo in marcatura, se vogliamo, cioè la difesa è sempre schierata, mentre con Stroppa fatalmente beccavamo gol molto spesso quando eravamo in inferiorità numerica. Qui invece ci sono errori dovuti un po' al singolo, secondo me, perché non abbiamo, secondo me, la stessa levatura tecnica rispetto agli attaccanti in difesa, ma anche disattenzioni o situazioni che in allenamento si possono correggere. Quindi diciamo il fatto che questi 13 gol subiti, la peggior difesa, Domenico, la peggior difesa, ma devi permettere del ma non lo chiamare, si sta contenendo. Maurizio, scusa, abbi pazienza. Allora, aspetta, Maurizio, fammi dire. Allora, Domenico si stava contenendo, stava cercando di dire non devo intervenire, faccio il bravo, non intervengo, non glielo dico, non glielo dico, e non lo guardarlo chiamare. Vai, vai. Allora, aspetta, la risposta di Domenico. La risposta di Domenico, dai. Diciamo, vedo dei margini di miglioramento anche in difesa. E poi, fra l'altro, avete interrotto a Benito dalla Norvegia. Aspetta, fai intervenire a Domenico. Domenico, dai. Però veloce. Quando non posso parlare, prendo la matita, la giro tra le dita, così mi scarico così, no? Sì, si capiva. Benito, dici tu, salvaci tu, dai, 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 Benito, salvaci tu. Io ribadisco, ho capito, lo sto imparando a conoscere, credo che Maurizio, voglio dire, analizza la partita da tifoso, sì, però gli piace soffermarsi sull'aspetto tecnico e quindi possiamo poi per forza di cose scivolare su determinate considerazioni e possiamo non trovarci d'accordo, ma fa parte della dinamica, normale, di questa Faccio... che sia anche la cosa bella della trasmissione stessa, perché poi sì, vedo dei commenti di quelli che vengono soltanto scrivendo. Io non è che ho detto, quindi rispondo a Maurizio, rispondo a qualche commento, non è che ho detto che Tonucci e Loiacono possono giocare in Serie A, ho detto che Tonucci e Loiacono, secondo me, nell'ottica del mister, possono essere giocatori interscambiabili, come possono essere interscambiabili, avevo fatto questo esempio, Gerbo e Zambelli, a mo' di lettura sulle caratteristiche della squadra avversaria, su ciò che il mister potrebbe sviluppare nelle varie dinamiche di gioco, perché una delle cose che dobbiamo sempre tutti ricordare, il mister all'inizio della sua presentazione disse: a me non è intanto interessante il modulo, il sistema di gioco o fare dei nomi precisi al Nember, a me interessa giocatori che abbiano la possibilità di essere interscambiabili, di essere polivalenti in più ruoli, perché queste sono caratteristiche molto importanti. Quindi proprio di questi giocatori si parla: difesa 3, difesa 4, difesa 5, eccetera eccetera. In questo tipo di sistema credo che il Foggia nell'equilibrio che potrà trovare fisico e di tutto l'organico troverà anche la capacità di essere una squadra un po' più camaleontica, cioè di variare i sistemi di gioco, ma proprio nettamente, cioè dalla difesa a 3 passare a 4. E questo, Domenico, questo non succedeva spesso prima, cioè
Stroppa era molto rigido nelle sue visioni, cioè lui partiva con un sistema di gioco, non lo adattava facilmente all'avversario. Adesso non prendiamolo come una dichiarazione assolutistica, però più o meno era un pochino meno capace di, credeva meno nel modificare il gioco. Non sapeva leggere le partite, Stroppa. Sì, diciamo, io l'ho detto meglio, Roberto, io l'ho detto meglio. No, io lo dico, tu lo sai quando gli voglio bene a Stroppa. Non scateniamo Roberto, che se parte Roberto non lo fa. Vabbè, allora fermi, facciamo parlare Benito. Chiude Domenico. Quando ha trovato l'equilibrio del 3-5-2, dobbiamo anche riconoscere che quel 3-5-2 di Stroppa, quei giocatori comunque avevano trovato un determinato equilibrio in mezzo al campo. Noi abbiamo fatto anche nelle sconfitte, comunque abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni a livello di possesso palla, di sviluppo di gioco, quindi la squadra è stata comunque sempre bella da vedere. Dopo l'Empoli penso che il girone di ritorno sia stata una delle squadre più belle. Aspetta un attimo, c'è un problema su Facebook, lo facciamo ripartire subito, un secondo solo, facciamo ripartire anche Facebook. Vediamo se è ripartito, vediamo. Figurati se... Quindi nel frattempo che tu sistemi Facebook... Eh sì, però perché sennò non ci sente. Vai Domenico. Calma. Vediamo... un secondo, perché sennò parliamo solo fra di noi. Pino, fa caldo a Los Angeles, eh? Qua fa freddo. Allora, siamo ritornati. Perfetto, allora siamo di nuovo anche su Facebook. E beh, succede. Allora, ci siamo di nuovo. Allora, termina. Sì, quindi allora... il concetto è cercare di analizzare le cose. Io sono molto contento di sentire tanti pareri, perché poi possiamo riuscire insieme a fare un'analisi un pizzico più obiettiva, perché con i suggerimenti di tutti riusciamo a essere un pizzico più obiettivi, un pizzico più attenti, a dare l'opportunità a chi ci segue di fare delle riflessioni. Io non sono quello che non vuole che non si evidenzino i lati negativi, cioè io lo voglio chiarire, a me non sta bene che abbiamo preso 13 gol, cioè io non sono contento che la nostra fase difensiva ha subito 13 gol, ma a me, quando io parlo appunto di fase difensiva, io non parlo di difesa, io non parlo di singoli. Io parlo che insieme la squadra deve migliorare la fase difensiva, questo l'ha detto anche il mister, perché la fase difensiva va fatta tutta insieme. Come la fase offensiva parte spesso da Martinelli, da Camporese, da Bonucci, da Loiacono, perché se loro riescono a portare palla al piede 20 metri senza trovare un ostacolo, hanno una capacità tecnica, hanno una chiave di lettura e danno la possibilità agli altri 7-8 compagni di giocare 10 metri, 15 metri più avanti. Perché se Martinelli porta palla per 15 metri e poi scarica un passaggio, tutto il resto della squadra si trova 15 metri più vicino alla porta. Quindi è una fase offensiva che non finisce con la bravura di Chiaretti, Mazzeo, Galano, eccetera, eccetera. È una fase offensiva che coinvolge tutti i giocatori. Allora, stessa cosa per la fase offensiva. Allora, vediamo innanzitutto, io sto controllando se siamo ripartiti, e siamo ripartiti anche su Facebook. Ok, ci siamo di nuovo anche qui. Allora, volevo sentire, ci siamo tutti? Attilio ci dice che ci siamo, allora se ci vede Attilio dal Friuli ci siamo. Volevo sentire Benito, poi abbiamo Luigi. Benito, rapidamente, tanto sei intervenuto più volte. Vabbè, anche perché manca... Sì. Vai. Oh Benito, io a Biagio ieri non è che ho potuto vedere la partita, l'ho vista a tratti perché stavo lavorando. E sono stato solo contento per la vittoria, quello è l'importante, che facciamo i punti. Pure se a modo fra due settimane andiamo a Cosenza, facciamo un tiro in porta, vinciamo 1-0, io sono contentissimo. Beh, perché è importante fare punti. Allora Luigi,
Luigi da Bologna. Eccoci. Poi intanto ho preso anche, ciao, Franco da Novara. Luigi, rapidamente, siamo nella parte finale, hai sentito, sì, tutti? Anch'io volevo ribadire il concetto di Angelo di Roma, che è bellissimo per noi che viviamo lontano da Foggia avere questa opportunità per confrontarsi con voi che siete a Foggia, con altri tifosi del Foggia che sono sparsi in tutto il mondo. Questo è davvero bello. Detto questo, io vorrei fare un commento su un singolo che è positivo, però, che è Martinelli, perché l'anno scorso è stato massacrato e anche io l'ho criticato aspramente, però quest'anno devo dire che ha iniziato il campionato alla grandissima e quindi secondo me merita davvero un plauso speciale, anche se sono d'accordo che le vittorie sono sempre del gruppo e mai dei singoli, però lui sta davvero giocando alla grande e quindi secondo me si merita un commento positivo, un elogio ad hoc. Detto questo, io avrei due considerazioni e sarei curioso di sentire il parere di Domenico, che stimo, anche perché da ragazzo ero in Curva Sud, lo ricordo come capo ultra, quindi anche alla luce di tutto questo io sarei curioso di sentire il suo parere sulla fase offensiva del Foggia, perché mi sembra che ad oggi ancora i movimenti, ma è del tutto fisiologico visto che non hanno ancora avuto modo di giocare tanto insieme, Mazzeo e Galano spesso facciano un po' gli stessi movimenti, ancora non si trovano in maniera, diciamo, non hanno ancora collaudato i giusti movimenti, mi sembra. E seconda cosa, sul calo fisico che abbiamo nella seconda parte di gioco, che magari in questa partita, l'ultima, dopo la brillante prova di Benevento ci sta, però anche col Palermo nella seconda metà della partita, nella seconda frazione, siamo calati. Quindi questi due aspetti mi interessava capire come la vedete, come la pensate, fase offensiva e forma fisica. Allora, Domenico si annota queste due cose e gli rispondi dopo. Grazie, sentiamo prima che grazie dice. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio, ciao. Allora, era Luigi da Bologna. Abbiamo Franco da Novara. Pronto? Ciao. Pronto? Franco. Pronto, Biagio? Ciao. Sono Franco da Novara. Ciao Franco. Salve, da un po' che non ci sentiamo, cerco ogni settimana, vi seguo molto quest'anno. E è difficile inserirsi, trovare anche la telefonata, è ovvio, perché insomma ci sono tante persone e poi sta andando come sta andando. Concordo molto con quello che si diceva generalmente, no? C'erano molte posizioni in comune sul Foggia. Però mi sembra, l'aveva detto già Luigi da Bologna, rilevare, volevo già farlo prima, Martinelli, il gioco di Martinelli. Martinelli è cresciuto esponenzialmente e anche io avevo delle perplessità all'inizio del campionato. Cioè quando è stato confermato, fatto un po', insomma, però in realtà si sta inserendo ed è anche sta tirando fuori la tecnica che Martinelli ha. Io credo che sia il difensore più tecnico che il Foggia in squadra e sta uscendo in maniera graduale fuori e credo anche nella bontà del gioco di Grassadogna. L'abbiamo visto in passato, no? Con che cosa ha dato, insomma. Non ha avuto poi squadre adeguate per poter esprimere le sue idee. Adesso diamoci questa opportunità e già lo sta facendo. Da Pescara a oggi abbiamo visto come in alcuni tratti Benevento tutta la partita ha fatto vedere del bel gioco, no? Teniamo presente che abbiamo giocato in pochissimo, in 7 giorni, abbiamo fatto 3 partite, siamo arrivati meno freschi rispetto all'Ascoli, che era più fresco, aveva più energia rispetto a noi, no? E quindi quello che abbiamo speso a Benevento è stato tanto. Il Foggia ha giocato in maniera veramente concentrata su tutti i palloni, cioè ha speso veramente tanto. Quindi arrivare con Galano che non era al meglio, con tanti giocatori che erano un po' il crack, che non era incerto, la somma di queste cose fanno sì che la prestazione generale si risente in alcuni tratti della partita, per cui non ci dobbiamo lamentare che il secondo tempo ha reso quello che ha reso. Però come avete detto, insomma, molti di voi, il carattere c'è ed è molto forte e soprattutto una cosa che ho notato, adesso al di là della prova dei singoli, delle capacità, della levatura tecnica, pensiamo a Carraro. Carraro è un giocatore veramente che
fra qualche anno farà grandi cose, no? Cioè gioca a testa alta, vede, fa dei lanci che sono millimetrici e si sta inserendo alla grande negli schemi che Grassadonia sta dettando. Per cui questo che dobbiamo notare, cioè la crescita che sarà secondo me ancora ulteriore, continua, e mancano giocatori della levatura di Rizzo. Iemmello che si inserirà, avrà tempo per inserirsi, perché non abbiamo certo bisogno adesso di attaccanti, adesso abbiamo bisogno di oliare bene gli ingranaggi, di trovarci i punti giusti, il gioco che inizialmente diceva difficile Grassadonia, no? Come concetto, sono concetti da assimilare gradualmente, lo sta già facendo. Avete visto i 25 minuti del primo tempo dopo lo 0-1 come ha giocato il Foggia, che ritmi e che giro palla, e quello mi è piaciuto. Tutta la partita di Benevento a Pescara e secondo me viaggia verso una direzione di un grande calcio, insomma. Dobbiamo avere un attimino un po' di pazienza. Il pubblico foggiano è un pubblico che vuole, che pretende, è pretenzioso, perché è abituato a vedere il bel calcio. Bene. Però dobbiamo far inserire queste Franco, tu Franco, è bellissima la tua disamina. Tu da Novara quante volte riesci a vedere il Foggia? Qual è l'ultima partita che sei riuscito a vedere dal vivo? Le partite del nord, del centro nord riuscirò a vederle, ma le partite più facile, sì. Bene. Sì, per me. Franco, ci ha fatto piacere avere la tua telefonata. Complimenti. Saluto tutti. Saluto in modo particolare Roberto, le figline. Roberto, tutto, un abbraccio. Adesso lui dovrà concludere la puntata. Grazie Franco, grazie davvero dell'intervento. Quello da tu è anche l'ultimo intervento telefonico della serata. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Viaggio. Sì, allora. Vorrei sapere una le condizioni di Iemmello, quando si prevede il rientro? Ci diceva Domenico l'altra puntata che ricomincerà ad allenarsi col gruppo presumibilmente dopo la sosta. Dovrebbe andare così più o meno. Dopo Ascoli dovrebbe unirsi alla squadra e ricominciare ad allenarsi con la squadra. Sì. E quando si discuterà il fatto dei punti? A metà del mese di novembre ci dovrebbe essere la sentenza definitiva. Ah, fra 3 mesi? Tre settimane. A novembre? Due mesi. Siamo 7. Ottobre, sì. Dai, fra 3-4 settimane, 5 massimo. Sì. Sì. Cambia niente, là dura di più, là c'è il sole a mezzanotte, dura di più. Sì, allora. Adesso c'è la notte, alle 3. Allora, fermi tutti, mancano 2 minuti alla mezzanotte, quella italiana, non quella lì della Norvegia. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ma Domenico ci deve 2 risposte al nostro amico che ha telefonato prima. Se le ha notate, glieli puoi dare? A volte sai che pensi. Allora, complimenti per quelli che intervengono al telefono, che non risiedono a Foggia. Ho l'impressione, no? Però credo che invece sia proprio il target della trasmissione che sia elevato, non lo dico diciamo per piangeria. Però ho anche l'impressione che quelli che intervengono, che non risiedono a Foggia, hanno una serenità nei commenti, una pacchezza nel tono della voce, nel commento, che si vede che la partita la vivono nei 90 minuti e non vivono il carico di tutta la settimana, no? Perché l'ultimo di Franco è stato un commento come quello di Bologna, Luigi come quello di Angelo di Roma. Angelo, tutti i ragazzi che hanno fatto dei commenti veramente mirati, pacati, giusti, osservazioni giuste, quindi complimenti a loro, ma credo che noi qui a Foggia abbiamo un po' più di agitazione quindi di conseguenza la viviamo diversamente. Poi in breve, per quello che riguarda secondo me, logicamente io parlo da tifoso, io ho letto molto di alcuni che non vedono nella posizione di Galano una posizione adatta alle sue caratteristiche, perché poi potrebbe anche tra virgolette pestarsi i piedi con Mazzio.
Io invece sono del parere esattamente opposto, per secondo me un giocatore con quelle qualità di gioco che difficilmente riesce a togliergli la palla, rapido, riesce a vedere il gioco molto prima di tanti altri, viene a proporsi spesso e volentieri, quindi chiama su di sé un uomo in marcatura, addirittura un raddoppio, gioca tantissimi palloni, molti palloni, il che vuol dire che è sempre nel vivo del gioco e la difesa ha una preoccupazione in più. Questo ruolo, diciamo, da mezza punta che può svariare su tutto l'arco offensivo, credo che sia una fortuna averlo dalle nostre parti, una preoccupazione per gli avversari. Invece sull'aspetto fisico, sai, l'impressione di tutti quanti è stata quella. Comunque la squadra, tra virgolette, sembrava che nel finale comunque avesse finito la benzina. Poi bisogna vedere i dati, perché sai meglio di me che poi i dati fisici sono importanti, abbiamo uno staff preparato in questo che analizzerà questa situazione. Io ritengo nel mio piccolo che però il dispendio delle energie nervose sia altrettanto importante e che di conseguenza ti fa perdere poi anche la lucidità e quindi hai un aspetto fisico di una corsa che semmai la stai facendo male, la stai facendo peggio, ne risenti di più perché dal punto di vista nervoso hai sprecato tutte le energie. Come diceva prima l'amico dall'America, da Los Angeles, nelle ultime tre partite siamo andati sempre sotto, abbiamo dovuto comunque spendere parecchie energie nervose e secondo me questo si è sofferto con l'Ascoli, questo aspetto nel finale. Però la squadra ha retto fino alla fine, abbiamo fatto gol alla fine, siamo rimasti compatti. E nel mio piccolo da tifoso sono orgoglioso che è una squadra che riesce a combattere a stringere i denti nel momento c'è difficoltà. E poi Domenico, i tre punti di cui su questi siamo tutti d'accordo che pesano tantissimo, quando ti rendi conto che stai per arrivare al traguardo, e beh, è chiaro che hai paura che magari l'errore sciocco ti possa portare via due punti, perché purtroppo fra perdere e pareggiare tu hai due punti secchi in meno. Sì. Io volevo concludere con Roberto, stasera non abbiamo Nicola, però volevo sentire te. E in conclusione mi permetterete di mandare un fraterno abbraccio a Vincenzo da Pomarance. E lo abbraccio forte, dico solo questo, non voglio dire altro, voglio sentire Roberto e sentire quello che Roberto ha da dire, riassumendo, tu non farai il Marzullo della serata, no? No, non è il tuo stile. Mi associo al saluto a Vincenzo. Allora, ormai della partita è stato detto tutto. Io però sono due o tre settimane che batto sempre il tasto nella solita maniera. Qui la squadra cresce, tutti crescono, tranne che una buona parte dei tifosi. Cioè, al minimo errore, al minima cosa... Criticano, ma questa è una cosa... Carraro sbaglia un passaggio e non c'è questo, fanno a Foggia, così fanno a Foggia. Sì, ho capito, facciamo però terminare Roberto. Io ho sentito delle cose che non si possono ripetere, cioè la gente ha detto di tutto di più, voglio fare una battuta, ma è stato detto anche questo, hanno detto addirittura che devono cambiare il giardiniere perché dire dove si arriva a Foggia, assolutamente, perché il campo di gioco è un campo di patate, la società deve provvedere a cambiare. Ma dobbiamo crescere, non dico dovete, dobbiamo, mi ci metto anch'io, dobbiamo crescere, perché se non cresciamo, Domenico, uno dei primi interventi che ha fatto, ha detto per inseguire un progetto, per raggiungere una determinata meta, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Sì. Quando diciamo tutti, i primi devono essere i tifosi, la società, i giocatori, il magazziniere, il giardiniere, tutti. Se viene a mancare un elemento di questi e non si va da nessuna parte, perché ora, due minuti fa è stato detto che questi ragazzi hanno fatto in una settimana tre partite e le hanno vinte come è stato detto, bruciando tante energie nervose. Se tu poi gli aggiungi a queste cose la critica
distruttiva, il disfattismo, non lo so come va a finire, perché quelli sono uomini come noi, anche se non leggono il giornale non vanno sui social, lo sentono, lo vivono questa cosa qui, anche dell'ambiente dello stadio, alla minima cosa gli fischiano. Io ho sentito una partita, alla fine del primo tempo, i fischi a Bizzarri, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, a un portiere si fischia un portiere durante una partita, se lo vuoi fischiare fischialo al 90esimo. Bisogna crescere, se no non si va da nessuna parte. Io questo voglio dire, io insisto sempre su questa cosa, non voglio dire giocatore non giocatore, io ce l'ho con una buona parte dei tifosi, è escluso le due curve che sono ingommiabili, cioè proprio sono dei ragazzi eccezionali, io vedo che le persone che criticano di più sono quelli, diciamo, dei posti d'elite, la tribuna, la gradinata, cioè quando cresciamo? Mai, non cresciamo mai, siamo sempre indietro, siamo, cioè questi ci adorano in tutta Italia, dove siamo andati, io l'anno scorso ho fatto 10 trasferte, dove siamo andati, ci adorano, e poi noi andiamo in casa e critichiamo la squadra confrontandoci con gli altri allenatori, ma dice, ma come, ma voi a Foggia vi permettete il lusso di criticare questo giocatore, questo e purtroppo non può rispondere, perché è vero, questo voglio dire, quindi serenità e tranquillità e arriveremo all'obiettivo. Benissimo, benissimo. Io dico soltanto una cosa, però, io voglio spezzare una lancia per il pubblico di Foggia. Bari molto 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 peggio. Cioè non esiste a Bari un allenatore che non possa venire criticato dopo una giornata, dopo due giornate, Galano crocifisso, Tonucci crocifisso, e poi sappiamo che giocatori sono. Io penso che il pubblico di Foggia sia uno dei più critici e anche dei più corretti. Approfitto dell'ora tarda, così non vengo frainteso, per dire che a me la logica che sta imperando in Italia, che quando ti si rimprovera qualcosa, guarda che, non so, Roberto in questo momento bonariamente ha rimproverato qualcosa al pubblico di Foggia, la scusante non è sì in effetti sbagliamo, sì in effetti non lo dobbiamo fare, ma la scusante è quella che è venuta spontanea a Maurizio, e allora quelli dei Bari? E allora quelli di quell'altra parte? Secondo me non si deve fare così. Noi ci dobbiamo vedere il nostro. Cioè, è vero, noi siamo ipercritici. Una cosa che aveva detto prima Domenico, quando parlano da fuori, gli amici che... Beh, voi siete tutti quelli qui presenti, sono tutti da fuori, chi dalla Toscana, chi dall'America, chi da Bari, chi dalla Norvegia... Ma chi sta fuori finisce per essere un pochettino meno condizionato dal clima che si vive allo stadio, perché allo stadio le cose stanno proprio come dice Roberto, cioè si sente una ipercriticità che non è sempre giustificata. Poi è chiaro che uno dice, io pago il biglietto e quindi ho diritto di criticare, e vabbè. È vero anche questo, ma io l'ho sentito per televisione i fischi, no, allo stadio. Sì, ma se tu l'hai sentito è perché qualcuno li fa, sì, certo, perché no, allo stadio c'erano. Sto avvalorando la tua tesi, sto dicendo che è vero che allo stadio c'è questo clima ipercritico, come dici te, e io l'ho sentito per televisione, figuriamoci voi che andate tutte le domeniche allo Zaccheria. Sì, però io voglio dire che ci sta che c'è la critica, e i giocatori lo sanno, sono professionisti e devono reagire. Io mi riferivo, hai ragione Biagio quando dici non dobbiamo vedere l'esempio negativo. Però è l'esempio che a me è più facile, perché sto a Bari, vivo a Bari, certo. Dove tra l'altro hanno cacciato Caputo, e oggi sappiamo Caputo che giocatore è, quindi anch'io sto nel sottotribuna e mi rendo conto di quello che succede. Nello stesso tempo penso che non bisogna dare troppo peso a queste cose. Va bene, allora è stata una bellissima puntata. Io sono contento
sono contento della crescita che stanno facendo le due curve, perché le due curve che erano, diciamo, sono sempre l'ago della bilancia, stanno facendo veramente una grande crescita. Sia la nella, colpa era sempre la nostra, i nostri tempi. Era sempre la delle curve, sì. Invece stanno facendo una grande crescita, sia nel sostenere la squadra, sia nel dialogo, spesso e volentieri riescono a parlare con Ember, riescono a parlare con la squadra, quindi è un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme e veramente il loro apporto è fondamentale. Per il pubblico, io credo che quei 20-25 minuti sia un grande bigliettino da visita che abbiamo dimostrato con l'Ascoli. I 12 punti li abbiamo fatti, cerchiamo di stare tutti insieme vicino. Io non so che cosa accadrà nei prossimi mesi, però abbiamo una realtà che ci può dare grandissime soddisfazioni. Noi tutti, secondo me, dobbiamo spingere perché questo possa avvenire. Io so che il pubblico di Foggia è un'arma in più, cioè vi assicuro, quando gli avversari scendono, iniziano a fare il sottopassaggio e entrano nello stadio, iniziano a capire in che stadio sono arrivati, sono preoccupati di giocare a Foggia. Quindi noi dobbiamo cercare di aumentare questa loro preoccupazione per togliere quelle poche sicurezze e far sentire la nostra squadra realmente un fortino, perché la cosa che negli anni passati mi è dispiaciuto molto è che Foggia era diventata terra di conquista come punti. Noi in casa dobbiamo, in un modo o in un altro, anche con la sofferenza, col coltello tra i denti, strappare più punti possibili, perché poi fuori casa giochiamo sempre in casa noi. Bene. Era Domenico Cataneo, vi ha appena salutato Roberto da Figline Valdarno. Buonasera. Ciao a tutti. Roberto. Buonanotte. Abbiamo Maurizio, presidente del Foggia Club Bari. Non so buonasera, se, buonanotte. Non so se rendo l'idea. Poi Domenico, abbiamo, ciao. Aspettate che vi faccio vedere perché mi sembra giusto dargli il giusto peso. Abbiamo la nostra compagine estera rappresentata stasera da Benito dalla Norvegia. Benito, ricorda tutti il paese esatto perché io non lo posso pronunciare. Askim. Norvegia, se andate in Norvegia ad Askim c'è Benito che tifa per il Foggia. Ma se doveste andare negli Stati Uniti trovate questo signore qui da questa parte, lo vedete qui, ecco lì. Non è inregistrata, lui è a Los Angeles. Pino da Los Angeles, che ore sono da te? Le tre del pomeriggio della domenica, quindi siccome sta alle tre della domenica non sa ancora che il Palermo ha battuto il Crotone. No, lo so. Lo sai, benissimo. Saluto tutti, vi abbraccio tutti e buonanotte. Vi do appuntamento. Forza Foggia. Beh, ci saranno due settimane di pausa perché c'è la pausa. Una di pausa, poi c'è la nazionale. La nazionale il 27 giochiamo la prossima, 26. Una settimana di pausa, poi andiamo a Cosenza. Subito. E andiamo a prenderci tre punti a Cosenza. Subito. Giochiamo in casa con il Lecce, martedì a Cittadella, in casa col Brescia abbiamo due settimane. Vabbè, insomma, la prossima volta vi faremo sapere quando ci vediamo. Buonanotte a tutti, parte la sigla. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Porto i graffi della vita tutti quanti dentro me. Il ruggito dello Zaccaria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia addio per sempre addio sporti. È il tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli. Sempre col sorriso nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica. La gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto. Dall'America all'Olanda, Bari alla Liguria. Dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico c'ha nel poi ci fa sentire tutti quanti a casa, perché siamo tornati e non ci fermeremo. Il sangue rosso nero e vi travolgeremo. Bandiera al vento non abbiamo tolte, sai, Foggia siamo noi, non dimenticarlo mai.